gli ordini, a insegnarti la strada. Sono stati formulati anche altri inviti, perché poi nella conferenza dei capigruppo si era deciso qualcos'altro. Sono stati formulati questi inviti per dare semplicemente questi inviti in maniera molto sintetica, per non dare una caratteristica assembleare a questa riunione. Abbiamo ritenuto opportuno invitare, ho ritenuto che potesse essere questo la sintesi di quanto emerso negli incontri propedeutici a questo Consiglio Comunale, di invitare da un lato un esponente della società Aeroporti di Frosinone, il direttore generale, d'altro lato il responsabile del comitato No Aeroporto, il dottor Marco Maddalena. Presidente, chiedo scusa, poi, ma sarò brevissimo. Io non so, ma penso di non ricordare male, se mi consente anche di correggerla, perché nella conferenza di capigruppo era stato dato mandato a due persone, una era il sottoscritto e una era il consigliere Raffale, penso possa tranquillamente assentire a quello che dico, per preparare proprio questo consiglio comunale. Ci eravamo presi anche l'impegno di sentirci immediatamente dopo Natale e per poter poi procedere a questi inviti. Ma la questione è che c'è qualcosa di incongruente, mi spiego. Se lei mi presenta come unici relatori una persona tecnica, cioè un dipendente della struttura o l'ingegnere logista, quello che vuole, comunque un tecnico, e dall'altra parte mi presenta l'unica voce diciamo di informativa, una persona che è presidente di un comitato che è per il no. La persona che viene ammessa a supportare eventualmente un'altra forma di dibattito è la presidentessa dell'ambiente, mi pare essere WWF, quello che mi pare essere però una delle persone, una delle associazioni che più si è battuta per il no all'aeroporto. Allora, delle due l'una: o si fanno uno scelte politiche e allora non partecipano le persone che sono per il sì e per il no, ma soltanto il tecnico, oppure si ammette tutti, ma in questo caso, Presidente, dovrà però almeno avere il buon senso di ammettere tutte le voci politiche disponibili, non soltanto quelli che sono per il sì, cioè per il no e per il no condizionato se.